Ci andiamo a South Knot City, ragazzi, con questa bomba termonucleare addosso? Oddio, mamma. Ho sbloccato da creare questi furgoncini qua, che sono tanta roba. Ok, sono tanta roba. E Fragile non può più fare gli spostamenti rapidi perché c'è tipo qualcosa sulla spiaggia. Non ho capito. Infatti sto andando da lei a capire che cazzo succede. Quindi oggi ci farà un sacco di storie, raga. Ho costruito tipo due strade. Cioè, raga, oggi ho farmato un sacco. E infatti c'è un sacco di gente che sta usando la mia roba. Cioè, ero a 20.000 mi piace, 25.000 mi piace. E stamattina sono a 52.000, ragazzi. Ho costruito da solo tutta questa strada qua. Da qui a qua. Sono andato a caccia di muli, ho preso la ceramica, cioè, raga, mi sta piacendo la cifra. Allora, stiamo andando a South Knot City con una bomba termonucleare. No, Fede, grazie dei 7. Ho paura che succeda qualcosa, ragazzi. Oh, c'è una brutta canzone? No, è bella invece. No, va bene, va bene. Ciao, Jack B, grazie dei 16. Qui dice che il cliente è Fragile in persona. Attento, il contenuto è fragile. Ma no, non è vero, raga! Esplosa la bomba! E quindi che cazzo devo fare? Quello lì era il corriere che mi ha dato il pacco. Ho un regalo qui per te. Ma... non avresti dovuto. Cosa sarà mai? Cosa sarà mai? Oh, guarda, un berretto. E tu li adori. Vi ricordo che lui è il padre di questo BB. E quella lì dentro è sua moglie, la madre di questo BB. E probabilmente è il BB che abbiamo noi. Magari vuoi che lo apra io? Oh, e che cosa abbiamo qui? Che cosa abbiamo qui? Un astronauta. Quella mi arriva con la Collectors. Vedo l'ora. Devo dare un regalo anche al mio amico. Ma... io non ne avrò più bisogno. Ho smesso di combattere. Sei tutto ciò che conta per me. E ho deciso di rimanere qui con te. E il mio amico saprà che cosa fare con questa. Raga, lui è un personaggio della Madonna. Buon Natale. Guardatevi il film che... ciao Jimmy! Grazie, bomberone. Salve, Sam Bridges, immagino. Vedete? Qui dice che il cliente è Fragile in persona. Attento, il contenuto è fragile. Sapevo che era X questo. Sam, che c'è? Fragile, figlio di puttana, era lui. Ma di cosa stai parlando? Il pacco che ho preso per te è quello da Lake Knot. Che dici? Io non aspettavo nessun pacco. Ha detto che Fragile era il destinatario, il sistema non funzionava, quindi un tizio della Bridges lo ha consegnato di persona. Chi? Beh, è questo il punto, era X. Andiamo, devo vederlo subito. Oh oh... oh oh. È un'atomica. Non ci credo, quel bastardo non può farmi questo di nuovo. Il timer è già attivato. Non posso fermarlo. C'è solo un'alternativa. Sam, dobbiamo disfarcene subito. Va a portarla al cratere vicino a South Knot. È una pozza di catrame, quasi senza fondo. Se la gettiamo là dentro, forse possiamo salvarci.
Ecco, due, che figata. Raga, devo volare. D'accordo, Seth. Ho aggiunto la posizione del lago sulla mappa. Ok. Portaci subito l'atomica e sbarazzatene. Corre, corre. Ho 20 minuti. Vedete la strada qua, quanto sarebbe stata comoda. Dov'è il lago? Questo. Azz. Merda, devo passare per di qua, ragazzi. È bruttissima sta strada. Tanto finché riesco a stare di più sulla strada, meglio è. Che puttana. Niente, devo andare via da sto posto. Mazza, mi mette una... Dai, fai la retro! No, madonna! Vabbè, però anch'io sono mezzo pirla. Mazza, che bello sto ponticello, zì! Com'è che ti chiami che ti sparo 200.000 like? Sì, 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 sì! Il problema è che qua ci sono i muli. Perché no? Perché? Non ha fatto il turbo, perché ero già in turbo. No, è finita. Abbiamo avuto un piccolo incidente di percorso, ragazzi, ma non è successo niente. No, sono arrivato, dietro queste montagne. Ci ho messo 3 minuti, raga, easy. Ti mettono queste perché se non hai il... L'abbiamo scampata bella. Hai salvato la città e i suoi abitanti. Molto più di quanto abbia fatto io. Forse Middlenotte non si poteva salvare. Ma Southnotte è ancora qui. Grazie a me e a te. Ti è successo allora? Quando mi sono resa conto del piano di Higgs, l'atomica era già alle porte della città. Ho seguito il camion che la trasportava e sono riuscita a metterla al sicuro. Ma Higgs mi stava addosso sin dall'inizio. Mi ha sorpreso fuori dalle porte della città mentre ancora stringevo l'atomica in braccio come un bambino.
così, per punizione. Mi ha tolto tutti i vestiti. E poi ha fatto piovere. Ascolta, Fragile. Ho una proposta da farti. Vuoi trascorrere il resto dei tuoi giorni come merce avariata? O preferisci accettare il danno per salvare la merce? Arriva al punto. D'accordo. Se tutto quello che vuoi è salvarti, non hai che da saltare. Viceversa, se desideri dar seguito a questa tua inclinazione altruistica, allora devi trasportare l'atomica al pozzo senza fondo e gettarcela dentro. Ovviamente sarai la salvatrice della città, ma per farlo dovrai camminare nuda sotto la cronopioggia. Barattare un bel po' del tuo tempo con il poco che resta alla città. Cavolo, a me sembra proprio uno scambio equo. Ci tengo molto alla mia faccia. Per questo la nascondo. Oh, ma tu... Oh, tu invece lo adori, il tuo visino, non è così? Paparino ne sarà stato proprio fiero. Oh, no, 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 no. Non temere. Non te lo voglio rovinare. Perché voglio che il tuo viso testimoni il tuo passato. Non gli metterà le mani? Perché l'hai fatto? Perché mi hai tradito? Perché ho trovato qualcuno che mi completa. E che non ha bisogno che io porti una maschera. Oh! Tocca a te adesso. Anche se tu salvassi South Note, rimarrai sempre l'esaltata che ha distrutto Middle Note. Quel tuo bel visino sarà sempre ricordato come quello di una terrorista. Loro non ti daranno mai pace, credimi, io lo so. Anche con un bel adesivo sopra ti romperai durante il trasporto. Oh. Allora, che cosa vuoi fare? Accetto il danno e la merce. Non è facile spezzarmi. Ah, beh, buona fortuna allora. Accetto il danno e la merce. Non è facile spezzarmi. Accetto il danno e la merce. Non è facile spezzarmi. Perché sono fragile, ma non sono così fragile.
vacca, regà. Quindi è così. Sei una vera eroina. Hai fatto la cosa giusta. Questo appartiene a te. Non sono affatto un'eroina. La scelta che ho fatto, me ne pento ogni giorno che passa. Non avevo che da saltare e così mi sarei potuta salvare. E invece hai salvato una città. Ma soprattutto hai dato loro speranza. Beh, ora non mi rimane che una persona da salvare. Higgs rimpiangerà di aver incrociato il mio cammino. Vuoi ucciderlo? Non posso. È molto più potente ora di quanto sia mai stato. Però tu puoi affrontarlo. Tu sì che puoi. Ma promettimi. Promettimi che non lo ucciderai. C'è una cosa che voglio chiedergli di persona. Non ti credevo capace di torturare qualcuno. Ora lo sono. E poi voglio sapere perché mi ha tradito. Ne vuoi uno? Ari, dai, eh. Contenta, lei ride. Sam, ricordati di portare le provviste a South Knot City. Grazie, Sam. Hai salvato South Knot City e ci hai avvicinato ancora di più. Siamo a metà strada. A metà del processo di riunificazione. Ascolta, c'è una cosa che ti devo dire. Sam, il collegamento di Amelie è saltato. Usiamo il vecchio sistema per le sue chiamate. Sarà un problema di linea. Me ne occupo io. Speriamo non sia nulla di serio. Sam, sto rilevando un picco chirale, proprio dalle tue parti. I valori sono fuori scala. Mazza che seccia questa. L'interruzione del servizio. Qualunque cosa sia, le Knot City potrebbero essere in pericolo. Vai a controllare la... No! Mi hanno dato le armi. Raga, qua fuori c'è qualcosa che non va. Non male come sta la macchina in garage. Qua c'è mezzo, raga. Nicholson, l'attore.
Oh, porca vacca. Oh mio Dio. Sì, è il papà del BB. Holy shit. La Madonna. Ma cos'è? Rivuole il feto, raga. Sono sicuro vuole BB lui. Oh, c'ha la X che avevo io. Combat veteran. Unger. Oh mio Dio. Cos'è Call of Duty? Guarda che devo pisciare a manetta. Call of Duty BB Edition. Dai, fra. Raga, secondo me lui è mio padre. Io la butto lì. C'era una ragnatela di filo spinato?
Ragazzi, ci sono le CA. E chi è questo stronzo, Ivy? Ragazzi, io sono sconvolto. Comunque io ve l'ho detto, X è la pala destra di lui qua, eh. Dove sono? C'è un collegamento fra me e lui comunque, raga. C'è un collegamento per forza. Cazzo! Questa granata, bastardo. Ma dove cazzo è andata? CA. Ti servono rinforzi. Forza, forza. Una CA. Non sto capendo. Vabbè, nessun modo di dirà, no? Che succede? Ragazzi, se non mi spiega neanche una virgola, mi incazzo, Oh merda, si ferma qua. È là. Sta a fumare la sigaretta. Vaping is not tobacco! Muori! Forza, al lavoro! Oh cazzo, in faccia! Non restiamo qui, andiamo! Posso affrontare, stronzo.
Vieni qua. Vicino. Aprite il fuoco. Raga, la mira è difficilissima. Sto morendo. Ritirata, ritirata, ritirata. Sta arrivando, beh. Cazzo è l'altro pompa. No ragazzi, scusate. Allora. Fermo. Surprise, motherfucker. Sistemare il carico, raga. Me devi dare le munizioni? Non voglio rischiare. Granate, fucile. Non lo so anche il punto della mappa, ma ragazzi, ma secondo me... Secondo me lui non è una realtà. Che cazzo sono? Oddio! Non posso dargli calci pugni. Ok. Ci avranno bene un punto debole sti stronzi. A parte la testa, ovviamente. Arrivo. Foto, foto, fuori, fuori. Sparate, sparate a vista. Scusate raga, ma io posso disporre il carro diversamente? Mamma mia. Dopo leggo i sub, ragazzi. Eh.
Dove cazzo è il tipo, raga? Mi facendo girare intorno. Dove è cascata? Ricorda. Surprise! Sicuramente c'è un collegamento fra loro. C'è un collegamento per forza. O è semplicemente il BB, ma sarebbe un po' una delusione. Però c'è per forza un collegamento, raga, però non so darvelo. La cicatrice è uguale, quello sì. Però magari la cicatrice del BB. Erano entrambi BB loro. Sam, mi ricevi? Sì. Tutto a posto? Dove mi trovo? Puoi ripetere? Che mi è successo? Appena sei uscito dal centro logistico, la tempesta si è placata, di colpo. Anche la densità chirale è calata di colpo. Mi sono ritrovato nella tempesta e in una zona di guerra. Forse era un sogno, Sam. Il blackout è durato un secondo. No, è durato molto più a lungo. C'era questo soldato. Voleva portarmi via il BB. Se lo dici tu. Il BB può confermarlo. Sam, non è passato un minuto dall'ultima comunicazione. No, non è possibile. Sono rimasto lì per ore, mi è sembrato. Forse dovresti riposare un po'. Non serve. Sto arrivando. Purtroppo non posso venirti incontro. Sì, lo so. Tua figlia, vero? Sta attento, Sam. Non vedo l'ora che tu arrivi. È da un pezzo che non vedo qualcuno. Scusa le condizioni. Mi ha sorpreso la pioggia. Ops. Non intendevo farti la doccia. Ho aspettato che spiovesse, ma quando ho visto l'ora... Mi dispiace. Dovevo venire prima. Di pioggia negli occhi. Dammi solo un po'. Faccelo, pesci. Tutti sti complotti. Beh?
Oh, e questa? Holy shit. Non temere, Sam. Lei non morde. Lieta di rivederti. Fame. Ma che cosa? Si è addormentata. Ho ancora il mio latte, anche se lei non può berlo. La attacco comunque al seno, così lo sento meno indolenzito. Chi è la bambina? Lei è mia figlia. E io sono sua madre. Ma va? Tranquillo, è collegata solo a me. Non è come le altre CA. Lo vedi, vero? Tu sei collegato. Ora sai perché non posso andarmene. In una parola, ragazzi, ma che cazzo sto vedendo? Allora, questa supercella. Lasci che gli adulti parlino un momento. Ma che carino che è. Da un'occhiata. È la densità chirale quando è apparsa la supercella. Ma è calata quasi immediatamente a livelli normali. Cioè la tempesta è finita in meno di un secondo. Questo è impossibile. Ok, proviamo a esaminare i dati delle tue M-Link. Tutto questo mi pare folle, ma almeno tu non lo sei. Le indicazioni temporali sono a tuo favore. La mia ipotesi è che tu sia rimasto intrappolato tra due piani spazio-temporali. Due piani spazio-temporali? Il QG sta analizzando la questione. Basta esaminare lo spettro frequenziale. E in breve tempo dovrebbero poter scoprire dove eri finito. Un altro picco chirale. Ora piange di più di notte. La densità chirale aumenta nelle regioni connesse alla rete, ma i livelli sono molto più alti del previsto. E non va bene, giusto? Giusto. Più sono le connessioni, più è il chiralium. Da subito la Bridges l'ha evidenziato come potenziale problema. Così ho installato limitatori nel cupide per controllare i livelli. Ma il limitatore del tuo sembra difettoso. La supercella e il fenomeno temporale che hai vissuto potrebbero dipendere da questo. Quindi se continuassi a estendere la rete potrebbero verificarsi altri fenomeni temporali? Forse. O peggio. Anche un altro Death Stranding. Ma tu hai la soluzione? Certo che ho la soluzione. È da questa parte, vieni.
Basta inserire un limitatore in questo nuovo cupide che ho assemblato. Te ne ho costruito uno, visto che venivi qui. Bene, la crisi è evitata. No, la crisi non è evitata. Dobbiamo riscrivere il software per il nuovo hardware. Mettiti al lavoro? Sì, io non posso. Ho progettato l'hardware, ma il software l'ha scritto qualcun altro. Beh, e lui dove lo troviamo? Lei. Si chiama Lochne. È stata membro della Bridges 1. Per trovarla, vai a Mountain Knot City. D'accordo, devo consegnare un Cupid laggiù. Oh, bene. Fantastico. Oh, ecco, ci risiamo. Non so che l'hai preso ultimamente. È molto spaventata, guardala. Forse è l'aldilà che la vuole indietro. O forse è lei che ci vuole tornare. Non possiamo andare avanti così. Questo è sicuro. Mi dici cosa ti è capitato? Il giorno del parto. Io ero in ospedale in attesa del cesareo. I terroristi hanno attaccato. Bloccata sotto le macerie. Non c'era altro da fare che aspettare. E aspettare. È passata un'eternità. Ma non è arrivato nessuno. Almeno avevo l'aria. E l'acqua. Non so quanti giorni sono passati. Non c'era più acqua e sentivo freddo. Ho partorito lì, tra le macerie. Ma invece di portare nel mondo la vita, ho portato la morte. Quando la cronopioggia ha smesso, la piccola ha iniziato a piangere. Piangeva. La sua vita era il prezzo che ho pagato per sopravvivere. Lei mi ha salvato. Siamo sempre state insieme da allora. Però lei è una CIA. Ciò che la lega a questo posto lega anche me. È come se non mi avessero mai dimesso dall'ospedale. E ti sta bene questa cosa? Tu lo sai che non c'è più. Vuoi vivere per sempre all'ombra dei morti. Andiamo. E lo dici proprio tu.
tu che hai scelto i morti e non i vivi. Se no, perché sei qui? Ah, a proposito, Deadman ha detto che i riemersi hanno un sangue speciale. Posso prelevarne un po'? Sì, certo, prendi quello che vuoi. Me l'avete tolto persino nel sonno. Ah, sei fredda, accidenti. Solo un secondo. Fatto. Ho finito. Lo voglio analizzare. Mamma, tu sei... Scusaci, Sam. Ti dispiacerebbe lasciarci sole per un po'? Ok. Devo ritornare al lavoro. Sam. Senti, scordati quello che ho detto sui picchi chirali. Riconnettere il mondo è prioritario. Forse stiamo peggiorando le cose, o forse no. Ma è l'unico piano che abbiamo. Buona fortuna. Sam, il terminale delle consegne qua fuori è in funzione. Prova a connetterti. Da lì ti darò altre istruzioni. Sam, il tuo prossimo obiettivo è collegare Mountain Knot City alla rete. Questo percorso ti porterà a una stazione secondaria e a un centro logistico a nord della città. Lì viene il difficile. Dovrai fare una deviazione per aggirare le montagne. Vuoi che usi il Cupid per strada? Il software non è ancora stato riscritto. Va bene. Se collegherai Mountain Knot City dopo aver riparato il Cupid, i dati aggiornati passeranno alla rete, stabilizzando la connessione. Un altro motivo per arrivarci al più presto. Ma per ora dovrai accontentarti del Cupid che hai. Notizie di Amelie? Nessuna. Dobbiamo solo sperare che stia bene e non si sia arresa. È ciò che avrebbe voluto. Comunque sia, vai al centro logistico meridionale di Lake Knot City prima di partire. E in bocca al lupo. Grazie.